Ecco un numero a caso. 1252. Oh, eccoci ancora da Massimo Nicola 749, sì, rapete, e siamo ancora per una bellissima puntata del Sacapev, scelto a cazzo per voi. Cosa portiamo oggi? Oggi il nostro boot Alexa dell'Indesgeber, che oggi la chiamiamo Andromeda, così per un sano gusto dell'Industrier, ci ha dato la possibilità di provare un altro giocone. Vi ricordo subito, se potete, se non vi dà fastidio, di mettere subito il piacione e di iscrivervi al canale, perché noi continuiamo a portare roba, continuiamo a cambiare, e più siamo meglio stiamo, no? Certo che sì, dai. Comunque, bando a noi, andiamo subito a accendere il reparto dell'Industrier per farvi vedere cosa abbiamo portato oggi per il Sacapev del Texas Instruments dell'Indesgeber. Ah, sul canale YouTube io cercherò di portare tutta la, o sul canale YouTube o sul mio canale, sulla mia pagina Facebook, che è sempre Alo 7499, sempre quella, non è che cambia, o YouTube o Facebook, la pagina è quella, Alo 7499, non è che cambia molto. Cercherò di portare il materiale che trovo, perché dietro ogni gioco che porto io c'è dietro, da parte di altre persone, un lavoraccio infinito. Ed è giusto portarli, perché magari, come faccio io, che vado io quando trovo un gioco del Sacapev, del scelto a cazzo per voi, io non li conosco, non posso sconoscere tutti i giochi dal 71 al 2029, è impossibile. E quindi prima di portarlo mi devo informare, in base alla piattaforma che porto vado nei siti dove c'è il materiale da spulciare. E come c'è il sito di Ciro Barile, ce ne sono milioni e miliardi di siti che pubblicano continuamente e fanno lavoracci che sono esagerati, ed è giusto dargli visualizzazione. Torniamo a noi, io metto il link e poi voi vedete, se volete ve li guardate, se no anche boh. Andiamo al gioco, dai. Mettiamo le cuffie, perché sennò io non riesco più mai a sentire. Perché metto le cuffie? Adesso ve lo spiego. Perché per sentire l'audio, ok, non posso usare quello del televisorino che ho qua. Usiamo un attimo il Wally. Vedete, qua c'è il televisore del computer dove faccio dove sto registrando, e in parte c'è un televisorino dove sta andando il Texas. Cosa succede? Se io lascio il volume dell'audio del televisore acceso, quando registra il microfono maledetto, registra anche l'audio del televisore. Quindi cosa devo fare io? Devo mettere il volume del televisore a zero e usare le cuffie per sentire l'audio, se no non sento un bel negot. Ci stiamo dilungando troppo nelle spiegazioni strane. Sacapev, andiamo nella directory Sacapev, perché così nella directory Sacapev c'è già il gioco che mi ha dato la signorina Alexa. Mi ha dato il numerino, poi vi farò vedere, tanto l'avete già visto il numerino, ve l'ho appena fatto vedere 2 secondi fa. E quello è. Cosa portiamo oggi? Oggi portiamo Goblin. Ok? Scopo del gioco qual è? Cercare di recuperare col nostro Goblin maledetto tutta una serie di personaggi evidenziati con delle faccine, con le sopracciglia molto molto grinciose, molto arrabbiate. E allora noi, col nostro Goblin maledetto, dobbiamo cercare di prendere tutti questi personcini, stando attenti a non schiantarci contro i blocchi. Select speed da 1 a 3. 1. Ok? Enter, tacete. Ok, Goblin, vedete? Prepara il campo di battaglia. Il campo di raccolta. Vedete che ci sono gli omini sparsi per il pianeta? Ecco, noi dobbiamo andare a prendere quelli. Chiaramente noi useremo il cursore, perché il joystick è impossibile che possa esistere. Se noi ci schiantiamo contro i blocchi, finisce subito la partita, vedete? Bah! Morto immediatamente, subito. E ti dice, vuoi giocare ancora? Sì, dai, abbiamo appena iniziato. Dai, facciamone ancora una, giusto per far capire alla gente che non siamo così stupidissimi. E ripartiamo. Quando noi ci schiantiamo, le sopracciglia brutte diventano sorridenti, perché dicono, ah, hai perso come un ignorante, povero pirla. Però se li prendi tutti, non ridono più tanto, sti animali bestie. E noi dobbiamo fare in modo di recuperarli tutti, non ci vuole tanto, no? Non mi sembra così complicata la cosa. A parte il fatto di non schiantarsi adesso. Hai visto?
la mappa è quella, non è che puoi evitarli, sono lì da vedere come farai a prenderlo, ma non c'è nessun problema. E questo è il gioco, guardate, parti che c'è già le corna contro il blocco, è una cosa vergognosa, eh. Non prendermi, help, non lasciami stare, ma no, ma no. E tu invece tu come un goblin maledetto schifoso, vai su che li prendiamo, vai di qua. Ok, adesso noi ci spostiamo così, vediamo, cerchiamo di capire dove andiamo a finire, dove ci spostiamo un po', continuiamo ad andare sempre tranquilli per la nostra strada, cercando di non schiantarci. E adesso qua arriva il pericolo, perché noi adesso da qua dobbiamo andare di là, e di là non è proprio così bello, eh. Ok, ok, va bene. No, quello non lo prenderemo mai, è impossibile prenderlo quello, lo so già io. Ci spostiamo ancora un pochino, andiamo di qua, ci facciamo malissimo, io già lo so che prima o poi ci scontriamo con le corna da qualche parte, vedrai, vedrai. Ecco, l'ultimo maledetto, ci siamo schiantati come delle bestie feroci, ok? E non potremo mai sapere come andrà a finire, perché non posso fare un video di 7 miliardi di ore per farvi vedere un gioco così tranquillo e carino. Questo qui cosa è successo qua? Si è bloccato lo schermo dell'industria. Scusami capo, cosa stai facendo? Si è andato in fallimento il cervello. Scusa capo, ti sei perso il segnale. Capitano coraggioso, dove sei finito? What's the time? Allora, ti sei ripreso adesso, dai, che bravo che sei, sei riuscito a rivederti, bravissimo. Adesso torna qui e non rompere i maroni, dai, bravo, non guardare fuori che c'è bel tempo, che poi ti viene voglia di andare a giocare con il cagnolino e rompi i maroni. Stai qua Wally, fai il bravo e non rompere i los marones, va bene? Adesso funzioni? Bravo, fai le corna, bravo, fai così, ciao ciao, e ok, perfetto, questo è qua, ok, perfetto. No, ce ne mancava uno, no, ce ne mancava uno, lo rifacciamo, yes of course. Se tu dici sì, lui ti mette il punteggio alto come record. Ma guarda dove me l'ha messo quello lì, maledetto lui. Come farò a prenderlo? Vedi? Cioè, ci sono alcuni momenti dove la pazienza veramente è messa a dura prova. Proprio dice, sei sicuro che vuoi continuare? Perché questo gioco qua, alla lunga potrebbe causare sofferenza psichedelica. E potrebbe far male ai tasti. Sì, perché a volte succede che quando uno dà fuori di matto, i tasti, per una ragione stranissima, sono i primi che ne pagano le conseguenze. Perché adesso c'è il joypad, no? Ok? Che paga le conseguenze. Una volta potevano essere anche i tasti, che tu dici, no, perché me ne mancava uno, maledetto te e tua sorella. E quando ti veniva l'ira isterica, adesso io da qua come faccio ad andare di là? Maledetti voi. Ma guarda te, madonna che nervoso. Allora, questo gioco qua è per molti, ma non per tutti, ti fa diventare veramente cattivo. Questo è uno di quei giochi da non provare mai, perché dopo è una sfida con te stesso, vedi? Torniamo a noi, libera la mente, non state lì a rompervi i maroni, togli ste cuffie che mi hanno spaccato i Los Locos, ok? Non state lì troppo su questo gioco qua, non complicatevi la vita, perché dopo un po', allora lo fai, sì, si riesce, lo riesci a finire, quando finisci il livello cambia la mappa, cambiano i blocchi, ma i blocchi sono messi proprio a cazzo, potrebbe succedere che tu parti e c'hai le corna già spiaccicate contro il blocco, allora tu guardate questo gioco qua così come soltanto uno spunto, no? Voi prendete il listato, ve lo scrivete e poi da questo gioco qua cambiate, provate a inventare qualcosa di vostro, perché se voi iniziate a giocare con questo gioco qua, dopo un po' vi vengono le crisi isteriche e veramente potete fare danni irreversibili alle nostre piccole macchinine. Dovete cercare di evitarli questi giochi qua, perché questi giochi qua vi uccidono lentamente. Sono stupidissimi, sono di una semplicità innocua, ma sotto sotto, se si chiama Goblin, ci sarà un
stracazzo di motivo. E il motivo è che inizia a rognarti, no? Ti inizia a diventare cattivo, brutto. E quando diventi brutto dopo, fai i danni. Quindi provatelo 5-10 minuti, massimo 20, ma dopo lasciatelo lì. Non continuate perché diventate cattivi, io ve lo dico. Lasciateli stare quei titoli qua. Giocate soprattutto a quello dell'altra volta. The Great Race, The Great World Race, Race, The World, This Gap, quello lì, cazzo di gioco lì, The World, The Great World Race, quello lì non vi fa arrabbiare, ma questo qua c'ha due tasti, destra e sinistra, l'omino va solo in su, non puoi fare niente, puoi solo spostarti per prendere gli omini, è così semplice che diventate cattivi. Lasciatelo stare, vi prego, non continuate, devo finirlo a tutti i costi, devo finirlo, perché prima o poi prendete la tastiera, bam, e la spaccate. Parola di scout. Va bene, questo è Goblin. L'ha fatto il signor dell'Indesgaber, Dan Goof ha scritto tutto l'istato, l'ha fatto lui. Comunque io vi metto tutto il materiale in descrizione e ve lo guardate e ve lo studiate voi, va bene? Ok, per ora è tutto dal vostro amico Alo7499, alla prossima, si rampete!